Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Queltaleale. Eccoci qui di nuovo con Hogwarts Legacy. Riprendiamo da dove ci siamo lasciati. Il signore ha cambiato un po' d'abito, il nostro buon Alfonso. L'ho messo un po' serpeverde. Mi piace questo abito, anche la sciarpina, il cappellino l'abbiamo tolto. Comunque siamo ad Hogsmeade, signori, perché dobbiamo andare da Ollivander a prendere la bacchetta di un certo livello. Nel Ecco mentre è Ollivander. appena arrivato anche il Spero messaggio di proprio possa Poppy. aiutarmi a creare la bacchetta dei custodi. Quindi poi magari andiamo anche da Poppy, insomma, vediamo un pochino. E nel mentre, come sempre, ragazzi, voi lasciate like e condividete per supportare serie e canale. Siate sportiveggianti anche per quanto riguarda... Ah, una missione, no, da qua dobbiamo fare. E mi raccomando, anche il commentino tattico. E ho cambiato anche un po' d'abiti da quelli che non avevamo analizzato. C'erano un paio, la Salve, signor sciarpa Ollivander. e Mi mantello chiedevo più se potessi prepotente. aiutarmi con una faccenda. Certo, il professor Fig mi ha annunciato il tuo arrivo con un gufo. È stato un po' criptico. Ci Mi ha sta. detto che ti serve una bacchetta speciale e che mi avresti portato tu i materiali. Mo Sì, vediamo un signore, attimo. eccoli qui. Oh, cielo! Se c'è una cosa Straordinario! buona, È davvero insolito. Sarò sincero, non ho mai realizzato una bacchetta così. Ne ho riparate, quello sì, ma è tutt'altra cosa. Mi vuoi mettere davvero alla prova, eh? Penso di poter lavorare con quanto da te fornitomi. Vedremo cosa riesco a fare. Come sempre dobbiamo aspettare, immagino. O ce la fa? Ah no, ce la fa subito. Tra l'altro è da un po' che non cambio il manico della bacchetta io, eh. Speriamo che è cattiva. Cioè, nel senso che fa bei danni, eh. Il nostro Alfonso è un po' preoccupato del responso, giustamente. Ho finito. Eccoci. Interessante. Devo avvisarti, non ho mai visto una bacchetta come questa. Sospetto che, come suggeriva il professor Fig nella sua lettera, sia concepita per uno scopo ben preciso e che sia inutile per qualsiasi altra cosa. Ho Niente. capito. Si rammonta tutto Grazie. allora. Pensavo di poterla usare nella quotidianità, tipo quella che mi avevano dato nella terza prova, che era. Ahia. Non c'è nessuno ad aiutarti ora. Ho organizzato un incontro faccia a faccia. Oh, andiamo. Non c'è bisogno di fare scenate. Visto quel che sa ora Ranrok, sarai concorde che i nostri interessi sono allineati. I nostri interessi non saranno mai allineati. Lasceresti che i Goblin si prendano ciò che ci spetta? Il deposito finale appartiene alla stirpe magica. È da sciocchi non collaborare. Cosa nascondi lì? Questa visita da Ollivander avrà forse a che fare con la nostra ricerca comune? Non so di cosa tu stia parlando. Quel deposito è mio, di diritto! Non è quello che Charles Rookwood avrebbe voluto. Che arroganza. Non avrei dovuto provare a ragionare con un moccioso. Bella la bacchetta comunque. Lo dico sempre, i bambini devono essere visti e non uditi. Stai fresco. Questo è un problema. Aspettiamo che partano pure loro. Vedi di non rendermi tutto troppo semplice. Cavolo, notevole. Vabbè, sono tanti, quindi voglio buttare cose. Protego. È ora di dare una lezione a qualcuno.
Io vai, vedo vai. Morte da cielo. Stupefatto. Una pecora al macello. Ti farò allora. Rimpiangere. Che ne pensi? Expelliato. La mia mano. Pazza quanti sono, eh? Non è che ci sono questi che lavorano con noi. Ti pentirai delle tue azioni. Pensavi di poterti nascondere, vero? Vai, tutto di lancio cose, solo così. Ti convinco. Yeah. Guarda, due colpi del bacchetto ho tirato. No? Pure questa è una figata. Avada Kedavra! Aia! Vai! Io purtroppo ancora non lo conosco l'incantesimo. Lo aspetta quel cazzo di... Un'altra bestiola! Espediario, formato! Confringo! Stupefatto! Defendo! Confringo! Devi soffrire. No. Ah, no, imbecille, mi sono dimenticato di togliere il tasto. Dove sta? Dove sta? No. No, non ho fatto in tempo. Farò pagare. Però dai, combatte bene questa funzione. Ma non è vero. No, era il triangolo. Ma non l'avevo già. Che poi lui va sempre con una Avada Kedavra, eh. Si vede dal verde. Dal verde cattiveria. Questo. Ok. Ma si è messo. Non riesco a crederci. Il regno di Rookwood è finalmente finito. Dovrò mandare un gufo a Natty. Prima, però, meglio tornare alla sala delle mappe e riferire a Fig cos'è successo. No, io voglio Avada Kedavra pure io. Scusa, E che stiamo a fa? O no? Vabbè, comunque, indipendentemente da ciò, Rebellion. Signori, vediamo un attimino. Già che ci siamo. Direi che possiamo andare anche alla missione di Poppy a questo punto. Nel mentre che aspettiamo le altre. Cioè, c'è quella principale. Però fa parte del deposito finale. Torna alla sala delle mappe. Però là mi è uscito scritto 13 di... eccola. Però non mi ha avvisato. Ah no, è questa, è vero. Che stronzo, no, è vero. Che abbiamo detto se andare qua o qua. No, aspetta, prima questa allora, signori. Perché qua ce la segna. No, perché prima mi sono andato a rivedere le missioni e non l'avevo vista quella. Però effettivamente ce l'avevamo. Scusa, metti un po' più vicino che sennò non capisco. C'è sbloccava da Kedavra, signori, che fa? Che tra l'altro c'era anche tra le... Idea di cosa mi aspetti dentro. Se vi ricordate tra le tecniche là, i talenti, il fatto di una volta che colpisci Avada Kedavra con uno, se hai Sebastian si è spinto troppo oltre. Tu hai visto cosa c'è nella catacomba? Maledetto, quell'intorno muoiono tutti, quindi qui. È da sbloccare. Aspetta, Anne, ti prego. In Faustus Sebastian è arrivato al punto di mettere in pericolo se stesso e l'intero borgo per una reliquia che sperava potesse guarirmi. Mi dispiace, Infaustus. Accertati che stia bene, d'accordo? Sono felice che tu sia qui. Ho ricevuto il tuo gufo. Dov'è Sebastian? Nella catacomba. Onestamente mi ha stupito che non fossi con lui. Infaustus, io... Fermati! Avevi giurato che Sebastian non sarebbe andato oltre? E nonostante ciò, eccoci qui. Non mi ha voluto ascoltare, però. Non ha voluto sentire ragioni. Avrei dovuto fermarlo quando potevo. Ora Sebastian è in guai seri.
Voglio tornare nella catacomba per cercarlo. Enna ha ragione. Sia lui che l'intero borgo sono in pericolo. Quel posto è pieno di inferi. Inferi? Ma di che stai parlando? Lo vedrai. Dobbiamo sbrigarci. Vabbè, li conosciamo gli inferi in realtà. Sebastian non è in sé. Allora, entriamo nella catacomba. E comunque vedete che io penso che comunque le cose te le sblocchi indipendentemente dalle scelte. Cioè le scelte qui credo che siano molto relative, se vogliamo dire. L'ultima volta che siamo stati qua c'erano ragni ovunque. Stiamo per affrontare ben di peggio. Troviamo Sebastian in fretta. Sì, io penso di non dover neanche riaprire queste cose. Questa è quella che avevamo spulciato per bene con Sebastian. Quindi, dov'era Sebastian secondo quando me... tu ed Anne lo avete trovato? Poco più avanti, nel salone. Questi dobbiamo andare di fuoco. Proteggo! Stupefaccio! Bombarda! Così non gli facciamo niente. Expelliarmus! Ma neanche così. No, qua è solo. Perché non gli ha lanciato? Confringo! Bombarda! Aspetta! Fetore di morte. Questo? No? Ti piace? Vabbè. Andiamo di qua. Seguimi. Oh, non fatto... c'erano così tanti inferi prima. Non c'è traccia di Sebastian. Proteggo. Confringo. Expelliarmus! Stupefaccio! Stupefaccio! Dipingo! Così non vai! Confringo! Stupefaccio! Però dipende se li abbiamo. Allora, se gli diamo fuoco prima. Li puoi... Vabbè, giustamente li fai male. Anche con questo. Bombarda! Normale. Confringo. Si fuoco. Difendo. Superficio. Expelliarmus. Bombarda. Confringo. Expelliarmus. Difendo. Ok. Beh, però comunque è bello prepotente. Sebastian, che non l'avevo capito. Anne è andata a chiamare Solomon. Vedendo gli inferi, ho pensato che Sebastian fosse sotto attacco. Poi lui le ha mostrato la reliquia e le ha detto di aver appreso come usarla. Le incisioni sulla reliquia sono inferi. E Sebastian in qualche modo li ha creati. Non esattamente. Li controlla. È magia oscura ed è molto potente. Creare degli inferi è molto difficile, ma controllarli... Mentre Anne ed io cercavamo di contenere gli inferi per non farli scappare, Sebastian continuava a blaterare di volerla guarire. Quando Anne ha detto di non poter restare qui, non ho capito cosa intendesse. Solomon aveva minacciato di riferire tutto al preside se Sebastian avesse usato la magia oscura. Devo andare a Hogwarts e raggiungere Breck per primo, così da ribaltare un po' la storia e fargli credere sia uno screzio di famiglia. Tornerò il prima possibile. Nel frattempo vedi di far ragionare Sebastian. Ci proviamo, ma non. Fa attenzione. Non so se sia fattibile. Quanti inferi ci sono? Difendo. Confringo. Bombarda. Proteggo. Ehi. Allora, gli inferi, come detto, li evoca lui, quindi non so se posso... Però, Sebastian... Non so dove cazzo sta... Prova ad andare sempre più in profondità? Anche se non mi ricordo com'era fatta sta grotta, perché... Qua c'era il ponticello, che... Eccolo là, Sebastian. Mo' non c'è il ponticello, però non so se posso rifarlo. Sì, credo di sì, ok. No, quella sopra. Quella solo?
Wingardium Leviosa. Bastava uno? No. Aspetta. Azzo. Vabbè, però poteva pure saltare, no? Wingardium Leviosa. Però dai. Azzo. Wingardium Leviosa. Se lo metti abbastanza alto dovrebbe fare da solo, però. Levioso. Wingardium Leviosa. La mamma in calesse. Oh, mi ha fatto tutto. Azzo. Fammeli portati qua. Dai, cazzo. Wingardium Leviosa. Defuzzo. Leviosa. Cazzo. Ma scusa, che Cristo dice, devo usare. No, non funziona più. Beh, l'unica cosa che mi viene in mente è che non devo passare qua. Però se mette così Wingardium Leviosa significa che riconosce che dobbiamo passare qua, che demonta quel cazzo di coso. Si deve essere buggato qualcosa per forza. Se no non avrebbe fatto neanche l'altro. Questi inferi sembrano tutto tranne che sotto controllo. Lo so, lo mamma in calesso. Qua riusciamo dall'altra parte, non... Vediamo se si è sbuggato, che cazzo ne so. L'avevamo visto, Sebastian, ma se mi blocca il ponte è un problema. Revelio. Facciamo finta che... Wingardium Leviosa. Sebastian. Già la troia. Inferi sono ovunque. Difendo, confringo, combatto, proteggo. Expelliarmi. Confringo, proteggo, stupefico.
Lascio. Revenio. Taccio. E niente, signori, ho dovuto ricaricare la partita. Vediamo se funziona. Revenio. Oh, sono quelli. Devo trovare il modo di arrampicarmi su quella sporgenza. Sì. Ingaglio leviosa. Faccio. Ingaglio leviosa. No, è buggato. Come cazzo fa? Ingaglio leviosa. Faccio. Ingaglio leviosa. Ok, ok. Allora, si era un attimo impallato prima, quindi ho dovuto ricaricare. È incredibile. Sebastian, è come avevo detto, la reliquia è la chiave. Cercavo di annullare la magia oscura che ha colpito Anne, ma questa mi permetterà di controllarla, proprio come controllo gli inferi. Come controllo? Insomma. Ma si è dovuto combatterli. Che cosa avete fatto voi due? Faccio reliquia. La reliquia. La pagherai. Aia. Comprito. Avete oltrepassato il limite. Ma io non c'entro. Arresto momento. Esperiamo. Quindi, convinco. Bombarda. Devo spaccarmi il culo? Aia. La magia oscura. Devo tirare avanti. Sotto ragazzino! Leggioso! Protego! Stupidito! Croce! Faccio! Defulso! Ok, almeno facciamo danni anche lanciando. Oi! Stupidito! Un frigo! Expelliarmus! Glaccio! E partene a fanculo! Stupidito! Bomba! Ole. Confringo. Svegliato. Difendo. Combatta. Beh, almeno togliamo un po' di. Pure questi ci dobbiamo togliere ai coglioni. Andiamo anche con l'altro. Expelliarmus. Bombardo! Defendo! Comprendo! Vabbè, ho capito, no? Andava fatto! L'hai detto tu, andava fatto, però! Non puoi guarirla, Sebastian! Ti devi rassegnare! Non lascerò che soffra! Avanta Kedavra! Aia! Tua scelta. Sì,
Anne, che cosa hai fatto? Devo andarmene da qui. Non deve andarsene. No, mi deve insegnare la chedavra, no, infatti. Dove vai? Giovanotto! Ma a parte gli scherzi, però comunque... Sebastian, aspetta! Lui l'ho visto molto simile a... alla maga a cui stiamo dando la caccia, a colei che ha estratto il dolore da... dal padre, ma poi... Insomma, anche parlandogli, dicendogli, guarda che quello là... Antica avrebbe anche sottratto tutte quelle che erano probabilmente le emozioni della persona, quindi di tua sorella. Però senti pure la musica, molto tragica, un momento difficile perché ha fatto un, sì, fatto un gesto di cui si è subito pentito e allo stesso tempo ha perso Anne, che era la sua apparentemente unica ragione di vita, perché insomma, cioè, ha fatto di tutto per salvarla. Troppo, direi. Cioè, troppo, nel senso, è andato un po' troppo oltre, magari. Cosa senza c'è? Ascoltare quello che Anne voleva realmente. Perché non ti sei fermato? Ti stavo chiamando. Non sopravvivrà. Sta avvizzendo. Dentro e fuori. Solomon non ha mai voluto aiutarci. Non davvero. Ha gettato la spugna con Anne. Io non lo farò mai. L'hai visto, vero? Stava per rovinarle la vita. Ci ha attaccati! Ho dovuto usare la maledizione mortale! Non avevo scelta! Se non avessi saputo come lanciarla! Lascia ci fare. Ha attaccati! Non avevi altra scelta! La voglio anch'io, sei scusa! Sei stato molto coraggioso. È chiaro che tieni ad Anne più di quanto abbia mai fatto tuo zio. Non fomentiamolo, però. Guarda. Ho fatto la cosa giusta. Sì. L'avrei fatto anch'io. Se ne fossi stato in grado. Ah, posso, vedi? Insegnarti. Vedi come gliel'ha lanciata? Sì, grazie. Quale momento migliore? Non è una magia facile da padroneggiare. Come tutte le maledizioni senza perdono, devi volerlo davvero. Lo vogliamo, lo vogliamo. Tieni saldamente la bacchetta. Concentrati. L'incantesimo è Avada Kedavra. La tua intenzione deve essere chiara. È molto chiara. Non posso rimanere qui. Devo trovare Infaustus. Sebastian. Ti prego. Ora non sono in me. Lo sappiamo. Vediamoci più tardi. Al sotterraneo. D'accordo? Ok, ok, ok. Ho bisogno di vederti il prima possibile. Joanna Beacle mi ha inviato un gufo con notizie interessanti su Harlow. Ok, quindi abbiamo Natsai e anche... cosa ci aveva contattato Poppy? Sebastian al sotterraneo, non so se possiamo farlo già adesso o dopo la missione principale. Però prima di tutto va attrezzato qua. Che togliamo? Crucio? Imperio sarebbe utile in realtà. Magari... Pop-pop-pop-pom. Ehi. Facciamo così, così, e vabbè, in questo caso questa ci può essere utile in generale. Allora, che altro volevo vedere? No, i talenti, volevo andare a vedere, non ne abbiamo, però se non vado errato, nelle arti oscure c'è questo qua. Uccidere un nemico con una Avada Kedavra annienta tutti i nemici maledetti. Perfetto. Noi per quanto riguarda la maledizione avevamo vediamo se filipendio l'effetto di una maledizione. Ma non lo uso mai. Expelliarmus fa maledizione. Questo pure. E
Arresto momentum pure non lo uso. Maledice gli altri bersagli, a ciascun colpo è andato buon fine. Questo è utile. Questo in combinazione. Così uno gli facciamo imperio. Viene maledetto, ma allo stesso tempo quando colpisce gli altri li maledice a sua volta. E una volta che parecchi nemici sono maledetti, vado con questo su uno e tutti quelli maledetti intorno vengono eliminati. Ci servono due punti per fare un po' tutto. Allora, l'ultimo tentativo di Arlo, scritto nelle stelle. Penso che dobbiamo andarci dopo a coso. Vabbè, dai, vai, piano piano, piano piano facciamo tutto. Allora, Poppy sta nella foresta proibita qui sopra. Perfetto. Allora, teletrasportiamoci e poi con la nostra scopetta andiamo a vedere. Facciamo, naturalmente, come dico sempre, sia questa qua con i cosi. Ce n'è sempre una. Sabim, va, accelera. Già l'ha convocato, eccoci. E dici che lo hanno fatto dopo che avete posizionato la pietra di luna. Sai il perché o cosa significa? Se i centauri stanno a che fare con i tranquilli. La conoscenza degli individui è come il mare. Può essere vasta, ma la sua profondità ha un limite. Attenzione, con quale saggezza! Che bello rivederti. Poppy ti ha spiegato quello che è successo. Sì. E sono felice che siate tornati entrambi sani e salvi. Temevo che non fosse stato saggio inviarvi su un sentiero che era ancora a dir poco incerto, se non addirittura letale. Ma noi siamo sportiveggianti, biondo. Ma la cura dei centauri non è personale né parziale. Il cielo ci svela il futuro. E spesso noi non sappiamo che cosa abbiamo visto fino a che non si realizza. Sapevi che i bracconieri avrebbero provato a ucciderci? Non ne ero a conoscenza. Sì, vabbè, se mo te lo dice. Ma non posso dire di essere sorpreso. Proprio come mi aspettavo il nostro primo incontro. Ti dispiacerebbe ricominciare da capo? A me e a Poppy farebbe molto comodo. Certo. Spesso è il miglior punto di partenza, non credi? Molte lune fa ho divinato una serie di eventi. A lungo il significato mi è rimasto ignoto, ma ora mi parlate dei bolcini e dei bracconieri che li cacciano. Credo che il simbolo creato dalla danza dei Mooncalf indichi il nascondiglio dei bolcini. Il caso vuole che io conosca quel posto. Bravo. Su, continua. Ho visto quel simbolo una sola volta sulla roccia dei precipizi nella foresta. Dovete fare in fretta. Dopo tanti anni lì dentro i bolcini potrebbero non essere più al sicuro. E vediamo. Hai detto di aver divinato una serie di eventi prima di incontrarci. Quali erano? Ho visto l'arrivo di sconosciuti, la minaccia di nemici e il ritorno di vecchi amici. Credo che voi siate gli sconosciuti. I bracconieri siano i nemici e i bolcini siano i vecchi amici. Ho visto anche due luoghi, la caverna con la pietra di luna e il cerchio di pietre illuminato dai raggi lunari. Perché sei sicuro che il simbolo indichi la posizione dei bolcini? Non lo so, è ciò che ho letto nelle stelle. Il destino segue i propri piani, io sono solo un messaggero. Direi che oggi la fortuna ci arride. Che tu mi abbia mostrato un simbolo di cui riconosco l'origine non è una coincidenza, ma fato. Vabbè. Se hai ragione su questo posto, allora dobbiamo raggiungerlo. Ci vedremo lì. Ce l'ha detto, non sì. Non possiamo permetterci di perdere di nuovo i bolcini. Ci vedremo lì, però dai, non mi dite che devo aspettare un'altra volta per la prossima lettera di convocazione. Sì. Questa cosa magari l'avrei fatta un po' diversa, cioè della serie. Ma abbiamo fatto qui, andiamoci direttamente, no? Cioè, che fa? Mi dici due parole e poi devo aspettare la prossima lettera. Due parole. Oh.
Insomma, una cosa un po' più... Un po' più immediata, tipo, il posto è questo, andiamoci, vai, alla Batmobile. O no? Se no, sembra aspettare sta corrispondenza, capisco che qua le poste sono più efficienti delle nostre. Questo posto... Che i gufi, insomma, fanno il loro, però anche meno, cioè stai qua, dimmi la voce, non è che mi devi mandare il gufo per posta con l'indirizzo, dai. Dimmi la voce, via. Aspetta, ma... Davvero notevole. Che cosa, che ho dormito sulla neve? Notevole è notevole, sono però il prima siamo possibile. Gelati il culo. Hai visto il simbolo sopra l'entrata? È lo stesso che i Munkalf hanno tracciato al cerchio di pietre. No, non l'ho visto. Naturalmente Dorra non lo aveva già presupposto, ma vederlo lì... Possibile che i Bolcini siano nascosti proprio qui? Scopriamolo. Dorra ci aspetta poco più avanti. Quando vuoi sono pronto. Vai, andiamo. Ci credi? Dei Bolcini veri! Sono contenta che sembriamo essere un passo avanti rispetto ai bracconieri. Mo vediamo. È strano che non abbiamo più avuto loro notizie. Hanno un po' di... Ah no, vabbè. Ancora analizzando le ricerche di nonna. C'era molto da leggere. Una ricerca volatile, insomma. Avevamo Dorran a guidarci. Anche se i bracconieri dovessero arrivare qui, noi ormai saremmo molto distanti. Scusi, però mo ci stiamo, signori. Bisogna vedere se ci arriviamo. Confringo. Allora, uno sì. No, vabbè, pure l'altro, dai. Scusate. Ma se io... Scusa, fatemi... Proteggo! Stupefico! Carissimo! Stupefico! Stupefico! Allora, questo lo malediciamo così. E questo qua... Ah, aspetta, secondo me perché Confringo. Dobbiamo bruciare sta cosa. Ok. Proviamo? I tuoni, bellissimo però, eh. Ci piace, ci piace. In realtà non so se funzionerà con tutti. Cioè, è possibile che one shottiamo pure tipo i boss? Non credo. No, aspetta, dove sta l'altro? Eccolo là. Come ci arriviamo? Non credo da qua. Aspetta, non rompe di coglioni. Ah no, qua ci sta Dorran. Aspetta. Eh no, voglio prima... Scusa. Ehi. Da qua? Penso di sì. Ok, sì. Ma chi l'ha lanciato i poppi? Così. Le verdurine cattive, penso di sì. Piano. Ok. Beh, in linea teorica questo qua accresce il potere degli incantesimi antichi, quindi in teoria penso in automatico facciano più danni. Anche perché nessuno ci ha detto niente, quindi penso di sì. Spero di sì. I miei saluti. Salve, caro. Spero che l'attesa non sia stata troppo lunga, Dorran. Per nulla. Ma non sono io ad aspettare il vostro arrivo. Avete la pietra di luna con voi? Sì. Sì. Bene. È importante per ciò che accadrà dopo, come lo siete voi due. Grazie. Quindi, molto... cosa accadrà dopo? E cosa sono queste colonne? Una protezione, direi. C'è solo un modo per scoprirlo. Metà e balla. Sospetto che sappiate meglio di chiunque altro come procedere. Della serie io non so come fare, fate voi che tanto lo sapete, non vi preoccupate. Allora, dobbiamo far arrivare, credo, la luce. Allora, aspetta, ho fatto così. No, ho sbagliato. Aspetta, dove l'avevo messo? Questo ci serve sempre. E... ma io cosa devo illuminare? Scusa, fammi vedere se varia qualcosa. Penso che... allora, là ci sono dei simboli. Uno è questo. Sì, che se possono spostare. Così che mi illumina quella lì. Va sempre con quelli di fronte. Però questa, stando più lontana, magari qua mi accende quella. E mi dovrei accendere quell'altra. Però basta che non mi blocca quella lì. Lo fa 600 giri qua. Ha funzionato. Guarda, Dorran, una
Immagino che sappiamo tutti cosa si celi dietro quel passaggio. Adesso temo di dovervi lasciare, almeno per ora. Non vieni con noi? Se i Bolcini sono qui, il branco vorrà constatarlo con i propri occhi. Soprattutto Elec. Ah, quindi li va a chiamare. Seguite senza di me. Vi raggiungerò appena possibile. Va bene, va bene, va bene. Ok. Andiamo, signori, andiamo. Andiamo a cercare noi i Bolcini. Il trespolo dorato. Allora, vediamo un pochino. Innanzitutto spippolando in questo modo, come sempre, da tutte le parti. Quanti libri! Non hai mai visto lo studio di mia nonna? Sì, infatti non è che siano da... Non ce ne sta manco uno, Alfo. Saranno una decina di libri. Sti giovani. Questi non leggono. Guarda le figure sulle pareti. Rappresentano tutti degli animali. Confringo! Questo luogo deve essere stato costruito per proteggerli. Non avevano nulla da temere qui. Revelio! Cosa te lo fa pensare? Gli accampamenti dei bracconieri avevano un che di opprimente. È difficile da spiegare, ma per me era chiaro. Qui invece avverto sicurezza e calma. Sì. L'opposto di quegli accampamenti. Sperando che sta sicurezza e calma abbia funzionato. Allora, prendiamoci quello e vediamo il se riusciamo invidiosa. A... Vieni qua. Qua, giù. E... Però non ci arrivo. Comunque. Ce n'è uno solo? Boh, o lo dobbiamo mettere in verticale. Però non sempre funziona. A volte si impalla e... dipende come lo... Oppera, fermo. Fermo. Aspetta, così, così, bravissimo. Cosa? No. Levioso! Faccio così. Però mi sa che non basta ancora. Ah no, basta, basta, ok. No, perché a volte basta metterlo mezzo in verticale e funziona. Revelio! Ok. Arrivo? Olio cuore style. Allora. Andiamo qua. Allora qua si bruciacchiano queste, ma dobbiamo capire se dobbiamo andare da un lato o dall'altro. Defuso. Revelio. Aspetta che qua non vedo una cepa. Lumos. Lumos. No, non so se sia questa la strada giusta o no. Spero di no, perché sennò... Confringo! Lumos! Così poi la rattacca subito. No. Ok, questa era una stanza singola. Perfetto, era giusto per recuperare questo. Indagare sui libri. Chiunque abbia costruito questo posto amava leggere. E i libri parlano tutti di animali. Ma soprattutto... lo adorerebbe. Molto. Lumos. Non vedo l'ora di raccontarglielo. No, anche perché se stai qua, che vuoi fare? Leggi. Non è che ci sia altro, tanto altro da fare. Sì, io qua uso il fuoco. Revelio. Ma in realtà non è neanche necessario. Una via senza uscita, ma come proseguire? Qua ghiaccio e qua fuoco. Quindi prima mi devo recuperare i cubettoni. Ce ne sta uno là. Faccio. Che fuoco. E lo metto qua, poi lo accendiamo. Wingardium Leviosa. E... Oddio, in realtà... Ma già basterebbe una volta per accenderlo, se non sbaglio. Revelio. E un altro dobbiamo capire se ci arriviamo... Cioè, se sta qua sopra e ci arriviamo, o... Secondo me sta dall'altro lato, qua, esatto. Giusto per... Vai, vai. Wingardium Leviosa. Attenzione, signora. Signorina, mi scusi. Penso che sta qua, anche se...
Sì, ok. Un attimo. Allora, dov'era il ghiaccio? Eccolo qua. Quello era già infuocato, quindi perfetto. Certo. Revelio. Allora, qua. Eccola. Nemici? Non dormo. Questo è certo. Allora. Aspettate, quindi io qua potrei andare con l'Imperio e lui mi dà fastidio anche agli altri. Cruccio, se prende pure gli altri siamo a posto. Aspetta, quindi faccio così. Ah no, però non l'ho sbloccato, è vero quella, che coglione. Eh no, devo ancora sbloccare il perk che... Cosa mi è appena successo? Che coglione. Devo ancora sbloccare il talento che... Allora, facciamo una cosa, prima... ho sbagliato. Tutti coglioni. Confringo! Tutti qua, fringo! E niente. C'è un attimo di... Aia. No, dovevo prima... Non a rompere più, vabbè. Perché io per vedere le cazzo di pagine di merda qua... arresto momento, tua mamma in cariola. Niente, non riesco a selezionare le pagine, non riesco a fare un cazzo. Guarda la madonna. Oh, porca... Volante, un bestemmione di quelli potenti, Ma perché te ne metto uno in culo all'altro che non riesci a muoverti, annaggia la troia puttana. Guarda Christian. Cioè, io sto a lanciare incantesimo e quello mi... Cazzo, certe volte riesci a fare delle giocate interessanti, altre invece rimane inculato. Confringo! Bombarda! Perché se fa così? Credo che non ne rimanga nessuno. Siete incolumi? Insomma. Stavano a rompere il culo. Stiamo bene, ma se non fossi arrivato quando sei arrivato, li ho condotti qui, Doran. Revelio! Sono lieto di esserne stato testimone. Dai, bravo, ora Elec. Credo a tutto quel che Doran mi ha riferito. Termina il tuo lavoro qui, fratello. Gli eventi che hai divinato devono ancora avverarsi. Ha divinato, eh? L'importante è che non si sia divinato sotto. In bocca abbiamo piato un portone sui denti. Ecco, eccoli là. Ora non resta altro da fare che spezzare l'incantesimo. Vuoi che siamo noi a farlo?
Sei impallata poco. Volevo solo che fossero al sicuro. E ora lo sono. Dovresti farlo tu. No, no, vai tu, dai. A te l'onore. No? Merlino, sono adorabili. Cosa e ci credo adesso? Che li usavano come po'. Non possono badare a se stessi. E quando si spargerà la voce che sono ricomparsi. Nessuno farà loro del male. I centauri non lo permetteranno. Questa è una promessa. Dai. Ti ringrazio, Dora. Ma perché c'è la luce in mezzo alle gambe la signorina? E adesso a proteggerli. Il merito è tutto tuo, cara bambina. I bracconieri non avrebbero agito così. Ricordatelo. Avete combattuto valorosamente oggi. Lasciate che ora ce ne occupiamo noi. Dorran, se non è un problema, vorrei attardarmi ancora un po' con i bolcini. Fate, io andrei onestamente. Poi bolcinate quanto volete. Io avrei un attimino da fa. Dispiace? Ok. Allora, andiamo a vedere. Ah no, dobbiamo prima uscire. Qua non ci fa uscire. Non posso usare la scopa. Oh scusa caro. Niente, neanche il rigbista più cattivo. Vabbè. E usciamo dalla grotticella. Dopodiché, signori, andiamo a vedere se è arrivato un avviso di Sebastian o se ci possiamo vedere direttamente al coso là, al sotterraneo. E anche se di solito comunque dovrebbe farti sapere, anche se c'è la missione di Natti, quindi nel mentre possiamo fare pure Natti. Poi quella del professore, vediamo un attimo, perché non vorrei che fosse tipo l'ultima. Cioè, beh, prima o poi, signori, lo dobbiamo pure finire, per carità, non è che non voglio finire il gioco. Poi magari sì, qualcosa extra possiamo fare pure in live, non è un problema, però... Allora, vediamo dove ci aspetta Natti... Natti, qui sotto. Ammazza una patta di strada, Natti. Ma poi, per carità, le altre secondarie, come ho detto più volte, ci sono queste qui di Natti, Poppy e Sebastian, che sono un posticino grazioso, belle corpose. Poi ci sono queste che ti dice tipo ammappia sta cosa, quell'altro, che sono giusto così. Magari lo possiamo fare in live per spulciare un pochino qualcosina di particolare, però sono quelle missioni non particolarmente entusiasmanti, magari, che poi per carità ce ne siamo fatti una marea, però appunto perché ce ne siamo fatti una marea dopo un po'. Andiamo a sistemare Arlo. Sì, è arrivato un altro messaggio che penso a sto punto sia quella di Sebastian. Sì. Ah, è pure quella di Poppy. Ah, forse tra virgolette la conclusiva. Non lo so, però già che ci siamo. Sono pronto a distruggere Arlow una volta per tutte. Qual è il tuo piano? Ho ricevuto un gufo dalla signora Beacle. Si chiede se abbiamo avuto fortuna con Arlow. Ci suggerisce di raccogliere prove contro di lui da un amico vicino al capo del maniero. Però ci aveva detto di restarne fuori. Era stata inflessibile. Precisamente. Arlow sa che abbiamo salvato Archie e il signor Rabe. La lettera non è davvero della signora Beacle, giusto? Non credo. Arlow vuole tenderci un'imboscata. Ma ora il vantaggio è nostro. Possiamo prepararci. Siamo più forti di Arlow e lui lo sa. Ecco perché ricorre a tali trucchetti. Dobbiamo andare. No, siamo pronti. Facciamola finita. Fantastico. Lei insegue la vendetta. Il regno di Arlow termina oggi. Forse dovremmo informare l'agente Singer dei nostri piani. Ma l'agente Singer non è buono. Ho già mandato un gufo per dirle che stiamo seguendo una pista che ci ha suggerito la signora Beacle. Temi che possa riferire tutto a tua madre? Lo farà di sicuro, ma pazienza. Sono stanca di nasconderle questa cosa.
Mia madre deve capire che non sarò mai al sicuro dagli Ashwinder finché non lo saremo tutti. Darò loro la caccia finché non ne rimarrà neanche uno. E credo che lei lo sappia. Come lo sai tu? Tieni gli occhi aperti. Probabilmente Harlow è... Reveglio! Sento che è vicino. Lui dov'è? Non lo so. Dovremmo dare un'occhiata in giro. Sì, ma mi sa che ci hanno sgamato. Ci stanno a fare imboscata. Perché... Mi piace questo. Aia. Che volevo dire? Non mi ricordo. Non mi ha dato tempo. Peccato che ci metta. Stupido! Avrete quello che vi meritate! Ah no, il fatto dei talenti, che comunque avremo un po' di problemi, inteso come non, purtroppo non credo si possa livellare tutto per il semplice fatto che pam. Vedete che allenati costantemente. Te ne sblocca uno lì il livello che fai. E noi signori siamo a livello 34, ma ce ne mancano una marea. Quindi secondo me per sbloccare tutto è arrivato tipo al livello 50, che ma anche di più, livello 60-70, che non è fattibile. Come fai a livello? Piccola Nazza Yonai, ovviamente al fianco del suo fedelissimo compagno. Voi due avete creato non pochi guai ai miei interessi. Ma sareste quasi da ammirare. Quello che era un semplice fastidio è diventato un problema serio. Per fortuna posso sempre contare sulle mie doti di risolutore. Tra l'altro, sbaglio o stiamo usando... Non so, la bacchetta mi sembra diversa da quella che... Io gli lancio tutto come se ci fosse un domani. Qua è da provare. Madonna, però sì, lo... Cioè, praticamente lo eliminiamo con un one shot di Avada Kedavra. Ah, no. Vabbè, magari. Belle pure ste battaglie così belle... Sapim. Molto onda energetica. Ah, no, è la stessa bacchetta. Ma io dico, ma nel mentre che tu ti butti, ti trasformi e ti metti a parà, ma lancia un altro incantesimo, no? Fai prima. Ha fatto la fine del padre. Ma no. E quindi adesso noi ci sentiamo in colpa come lei si sentiva in colpa per il padre? E ma se fa mica così, eh? Ah no, sta bene, zitti, zitti. Sei sicura di poter ricevere visite? Già sto madre, qua. Mi sento meglio. E vedere un volto amico non potrà che farmi bene. D'accordo, Nazai. Vedi, c'è la domestica. Però non affaticarti. Lo so, lo so. A trovare Natti nell'infermeria, eccoci. Natti, sto qua. Natti. Aspetta. Okay. È un vero piacere vederti. Salve. Sono felice di vedere che stai bene. Sto meglio di quel che sembra. Sono ancora qui solo perché ha insistito mia madre. Così sta tranquilla. È stato un sollievo quando mi ha detto che stavi bene. Sì, grazie a te. Solo grazie. Se fa, eh. Come ti senti?
Beh, ho visto giorni migliori, ma l'infermiera Blaney dice che sto migliorando. Nati, mi dispiace. È colpa mia se sei stata ferita. Cosa? Non è così. Non fartene una colpa. Quando ho visto Harlow puntarti la bacchetta contro, beh... Hai solo agito d'istinto. Credo sia stata un'azione istintiva. No, li voglio far capire anche non che il padre, appunto. Non potevo stare immobile e lasciare che ti ferisse. Vedi? Quindi non dovrei sentirmi in colpa? Certo che no. Non c'è nulla che tu avresti potuto... Oh. Io... Hai visto? Non posso credere che ci ho messo così tanto a capirla. Fece la sua scelta. Distinto. Parlo di mio padre. Esatto. Tu, amico mio, non hai colpa delle mie ferite oggi, così come io non ho colpa del sacrificio che compì mio padre anni fa. Per quel che so di lui, direi che hai preso molto da tuo padre. È gentile da parte tua dirlo. Spero davvero che sia così. È stata davvero dura, non è vero? Far fuori Harlow e gli uomini di Rookwood, intendo. Ma lo abbiamo fatto. Rookwood è morto. Harlow è diretto ad Azkaban e il resto di quella gentaglia in fuga. Alcuni di loro rimarranno qui in giro a combattere qualche battaglia inutile, ma l'organizzazione di Rookwood è annientata. Ora è tutto più sicuro, grazie a noi. Anzi, grazie a te. Grazie, ma siamo una squadra e formidabile. Tu, mio compagno d'avventura, hai arricchito i miei giorni a Hogwarts più di quanto potessi immaginare. Grazie. Credo che la nostra amicizia sia tra le più importanti che ho. Hai visto? Grazie per la visita. È sempre un piacere vederti. Allora, quindi con Natti abbiamo fatto la storyline, diciamo, andando a battere Rookwood. Adesso con Poppy abbiamo fatto quella sostanzialmente dei bracconieri, possiamo dirlo, che rientra nella storyline appunto dei bracconieri. Quella di principale è quella di Ranrock, che sono tutti i nomi un po' così, e quella di Sebastian è di Sebastian. Però aspetta, prima voglio andare a parlare con Poppy, che penso che sia insomma una sorta di chiacchierata conclusiva, immagino, no? Non so se ci siano altre cose dei bracconieri, vediamo. E ora che combini? E per Sebastian come ne usciamo? Proprio la persona che speravo di vedere. Vedo che Doran ti ha finalmente convinta a lasciare i bolcini. Se c'è qualcuno che può proteggerli dai bracconieri, quelli sono i centauri. E ci tenevo a ringraziarti. Quando i bracconieri ci hanno teso l'imboscata, è stato bello non essere sola. E no, vabbè, ci mancherebbe. Ci sta, dai. Almeno con gli amici siamo amici. Gli amici. Tanto in ormai effetti, la stronzaggine sono è andata. Tu sia Hogwarts. È stato l'anno più bello finora. Ovviamente non mi riferisco alla sala dello spinato, però mi è piaciuto andare ai Tre Manici. Non pensavo fosse così carino lì. Non eri mai stata ai Tre Manici di Scopa? È che trascorrevo gran parte del tempo con Alaforte e, beh, non so se Sirona avrebbe permesso a un ippogrifo di entrare a farsi una burro birra. E Alaforte era credo non ci sarebbe ci neanche andare, entrato. A parte mia nonna, chiaro. Beh, scusa. Alaforte è un'ottima compagnia, ma forse è il momento di aggiungere qualche altro amico alla tua cerchia. Sì, inizio a capire il vantaggio di avere amici umani. È stato bello parlare dei miei genitori e della nonna con qualcuno e condividere Alaforte. Immagino che i tuoi genitori non si siano fatti vivi, vero? In effetti no, ma va benissimo così. Tua nonna lo sa che abbiamo trovato i bolcini? Non sono riuscita a tenerlo per me. Le ho raccontato tutto. Si è infuriata molto per il rischio che abbiamo corso con i bracconieri, immagino. Ma ha ammesso di essere un po' invidiosa per la storia dei bolcini. È stato un vero piacere, Poppy. Ora prova a restare alla larga dai guai. Non garantisco. Abbiamo affrontato i bracconieri due volte. E con successo. Penso proprio di averci preso gusto, sai? E con i centauri come alleati, potrei andarmeli a cercare i guai. Ok, beh, comunque dobbiamo le amicizie sempre al almeno... più presto per una burro birra. Con alla forte, magari. Aridagliala. Un po'... Amici animali, ok, sì, quindi quella dei bracconieri è finita. A sto punto, signori, andiamo a parlare pure con Sebastian e vediamo che succede. Allora, dovremmo andare al sotterraneo, se non sbaglio, no? No, la sala delle mappe... No, aspetta. Aspetta che era un cazzo di casino qua.
Sala di Herodiana. No, perché io qua rimango sempre fregato dalla prospettiva. No, però questa. Credo, mo ci farà spostare, però vabbè. E vedete queste qua che erano quelle più lunghe, sono le secondarie un po' più interessanti. Le altre sono quelle, appunto, consegna questo, fai quell'altro. Però le storyline vere e proprie secondarie erano, credo, queste tre a questo punto. Ne abbiamo fatta qualcuna anche un po' più lunghetta, ma non come queste. Queste sono quelle che ci siamo portate dall'inizio alla fine. Quindi, eh beh, sì, signori, siamo quasi giunti al termine, mi sa, eh. Poi i compitini magari da fare nelle altre cittadine, vediamo anche, boh, pure in live, dai. È distrutta. Come le faccio io, tanto questo. Da sola. L'ho fatto per lei. Ma non ha funzionato. Anne non sopporta l'idea di denunciarti, ma... denunciarmi. Ha visto quel che è successo. Ti lascerò un po' di tempo per riflettere, Sebastian. Denunciarmi. Sebastian. Hai sentito? Hai visto quello che è successo? Non volevo fare del male a mio zio. No, so, devi volerlo per usare Avada Kedavra. Com'è potuta finire così male? Non era quello che volevo. Non volevo che... Oh, Anne. Stavo solo cercando di aiutarti. Ora non posso andarmene. Anne ha bisogno di me più che mai. Tu puoi capirmi. Parla con Infaustus. Fallo ragionare. A te dar retta. Io devo rimanere con Anne. Insomma, non lo so, onestamente. Non so proprio che fare, Sebastian. Non lo sai? Sì, invece. Anne non ha nessuno. Mi pento di tutto ciò che ho fatto. So che ho sbagliato. Spero solo che lei possa... che tutti possano perdonarmi. Indipendentemente da quel che succederà, sono felice di averti conosciuto. Povero Sebastian. Insomma. Infaustus. Che tragedia. Non posso crederci. Dopo il nostro ultimo incontro sono andato subito a Hogwarts. Prima di avere il tempo di parlare con Black, ho sentito Anne. Sono corso a Feldcroft e l'ho trovata col corpo di Solomon. Era fuori di sé per il dolore. Parte di lei vuole che Sebastian affronti le conseguenze, ma l'altra non riesce neanche a pensarci. Non mi fa scegliere a me, però. Non voglio perdere Sebastian, ma non abbiamo altra scelta. Ma cambierà in base alla nostra decisione? Certo, allora, se diciamo dovremmo denunciare Sebastian, siamo un po' stronzi, non per il resto, perché sì, ha fatto dei danni. Però pure quando siamo usciti... Ah sì, dovresti insegnarmi Avada Kedavra. Così, per sapere, giusto per... insomma, cultura personale. Non lo possiamo denunciare? Beh, però con che coraggio poi si può presentare ad Anne e magari prendersi cura di lei con magari in modo diverso? Però comunque rimarrà sempre il fatto che ha ammazzato Solomon. Vabbè, proviamo. Invece ce l'abbiamo e come? A che servirebbe denunciarlo ora? È chiaramente pentito delle sue azioni. Di certo non farà mai più una cosa simile. Sono cose già sentite da entrambi. Però dobbiamo pensare anche ad Anne. Prima ha perso la salute e ora suo zio. Per mano di Sebastian, però. Portare via anche il fratello. Io capisco quel che dici. Forse hai ragione, anche se credo che Sebastian dovrebbe pagare per quel che ha fatto. Vuoi che gli lanci un altro cruccio? Spero davvero che stiamo facendo la cosa giusta. Parlerò con Anne. Se la decisione proviene da me, sarà concorde. Grazie, Infaustus. Sei un buon amico. Qualunque cosa ci aspetti, dobbiamo affrontarla insieme. Di questo sono certo. Ok. Nasce codardo, muore codardo. Chiedilo a Duncan Hobhouse. No, allora, quella di Sebastian non è terminata come storyline, immagino. E allora, no, più che missioni mi vorrei spostare un attimino. Scusa, intanto per astronomia in alto. Se da qua.
voglio perdere un minutino giusto per vedere se mi arriva un altro messaggio di per Infaustus. Non... però pure queste saranno tanto immagine, vediamo, non lo so. Piccoli compiti. Qua no, non sto più usando Revelio perché effettivamente troppo, eccessivo, forse sì. Anche se probabilmente qualcosa, cioè probabilmente sicuramente qualcos'altro ancora da sbloccare c'è, però. Che sta a fare? Ha fregato il libro. Dove sta? Per la Lomora 3, buonanotte. Perché? No, per niente. Mancavano solo due campane, ma quella lì ha dovuto rovinare tutto. Temo di non seguirti. Chi ha rovinato cosa? E che campane? Il professor Black ha ordinato al signor Moon di tirar giù le campane della torre campanaria. Gli fanno venire l'emicrania. Quelle campane fanno parte di Hogwarts. Non potevo permetterlo, così ho chiesto alla mia amica Adelaide di aiutarmi a rimetterle a posto. Siamo sempre state un duo. Adelaide ed Evangeline, Addie e Ivy. Comunque, stava filando tutto liscio, finché Black non ha iniziato a fare domande e lei si è sentita a disagio per la nostra infrazione. Così ora sono bloccata. Non so dove mettere le campane rimanenti. Scusa, per sapere. È così importante che le campane tornino al loro posto? È così importante? Fanno parte della storia della scuola. Probabilmente quelle campane avvisavano Merlino quando era in ritardo per incantesimi o chiamavano Ignazia Wildsmith a tavola. Non possiamo giocare con la storia. Dobbiamo essere i suoi custodi. Togliere delle campane per un'emicrania. Un provvedimento alquanto strano, perfino per Black. Concordo. Probabilmente anche perché interrompevano i suoi frequenti sonnellini. Non fa altro nel suo ufficio. E poi ho saputo che... sai mantenere un segreto? Certo. Ho saputo da Alice che l'ha sentito da Holly, al quale l'ha detto Eugenia, che le campane gli ricordano il giorno delle sue nozze. Ogni ora al rintocco inizia a sudare freddo. Però acqua in bocca. No, ci mancherebbe altro. E vabbè, dai, facciamolo, no? Sennò... io rimettere a posto le campane. Davvero? Sarebbe meraviglioso. Sono nella torre campanaria, sopra la sala della musica. Sicuramente sei più di aiuto di Adelaide. Allora, che le campane si trovino all'interno della torre campanaria. Ce l'ha appena detto. Vai alla sala della musica. No, aspetta, aspetta. Qua non ho capito che mi sta a tenere però in considerazione. Ah no, quella lì della sala della musica, giusto? Tutto è bene? Cioè... sì, 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 ok. E penso di arrivarci prima da qua, no? Vabbè, come detto, nel mentre ci facciamo questa, magari vediamo se si sblocca qualcosa di Sebastian. Se no arrivavamo praticamente tutti insieme a sbloccare... in che senso? Revelio! Sono profondamente offesa, nonché mortificata. Io... potrei... ah! Urlare. Se no riuscivamo a sbloccare tutte e tre le secondarie principali, tra virgolette, mi verrebbe da dire, insieme, ma... occhio... salve. Questa è la sala di musica. Vediamo dove stanno le... ah, le campane saranno di sopra. Ah cazzo. Eccomi. Ah. Non c'è sta la scalinata. Ok, no, non vedevo la scala. Ho detto oddio, come ci arriviamo là sopra? Vabbè, una è... Revelio. Non è questa una delle campane? Ah, trovate. Dovrò portarle lassù in qualche modo. Forse con Wingardium Leviosa? Ma l'avevo vista Wingardium già. Wingardium Leviosa! Non c'era bisogno di... occhio. Una è sistemata, manca l'altra. L'altra che sta... Revelio. L'altra non l'ho vista mica. Eccola là. E tra l'altro, scusa, c'è anche qualcosa da raccattare, ma perché io qua non c'ero andato? Scusa, ci stiamo. Quella ci porterà all'altra torre, ma ci arriviamo dopo. Prima fatemi prendere questa. Vieni qua. Vabbè, tanto pure se passiamo in mezzo. Mentre sbatte, adesso a manca. Se blocco. Un attimo.
Aspetta, piano. Vieni più vicino. Okay. Non è stato troppo impegnativo. No. Evangeline ne sarà contenta. Anche se non lo sarà Black. Vedi, queste sono tutte ste missioncine così che non... Revelio. Cioè, insomma, non è che siano... sta gran cosa, nel senso. Va bene. Allora, torniamo da... dalla tipa qua. A livello di prospettiva stiamo qua. Più o meno qualche scala ce la dobbiamo fare, mi sa. Stiamo andando un po' lunghetti, però lascia fare. Quando mai non andiamo lunghetti con Hogwarts Legacy? Però, come detto, mi sa che siamo al... agli sgoccioli. È stata una gran bella avventura, però. Bello. Veramente spettacolare come gioco. Al loro posto. Sei un vanto per questa scuola. Non vedo l'ora di ascoltarle. E che le ascolti il preside. Quanto vorrei poter vedere la sua espressione. Forse le generazioni future non apprezzeranno appieno ciò che hai fatto. Ma io sì. E spero che lo faccia anche tu. Ok. Non hai idea di quanto questo significhi per me e per Hogwarts. Sicuramente è uno dei giochi con l'ambientazione più bella da parecchio tempo a questa parte. O almeno, certo, dipende se vi affascina il mondo di... in fondo Harry Potter. E... però... anche se non vi affascina o comunque non avete visto film, letto libri, è spettacolare tutto il mondo di gioco. Poi Hogwarts è spaventosamente bella la scuola. Sebastian, non saprei che dirvi, se non che ci vediamo con il prossimo episodio, signori. Ci vediamo con il prossimo appuntamento. Magari vediamo di proseguire anche con la principale, che in realtà eravamo arrivati a 13 su 14, quindi non so se la prossima sarà veramente l'ultima. E poi aspettiamo se ci arriva una comunicazione di Sebastian. Nel mentre qua un po' di cose le abbiamo fatte. Missioni siamo al 91%. Incarichi li abbiamo fatti. Queste sono 14 missioni della storia principale. Ce ne manca una. Vabbè, le missioni degli secondari e degli amici. Però vedete che come missione degli amici ti calcola pure queste qua che non... no, che non contano un cazzo. Però nel senso, queste così. Che poi, tra l'altro, 23 su 32. Quindi ce ne mancano 9. Pure di queste non è che ce ne mancano poi tante. Quindi nel senso, lato missioni, abbiamo fatto praticamente quasi il 100%. Combattimenti, vabbè, sono quelle sfide così, quindi... che tra l'altro non avevo neanche riscattato, per dire. Da quanto non entravamo qui a riscattare le sfide? Sì, che tipo sconfiggi, appunto, tot di questi, tot di quest'altri, quindi non è che... esplorazione, vabbè, qua sono questi qua, i segreti di Hogwarts. Uno, becca completa, 4 piattaforme di atterraggio, vabbè, queste non ho viste. Ah, questi... ah, ecco che servono i palloncini. Però vedi, sono le personalizzazioni così. Cioè niente di... pagine della guida pratica ne abbiamo trovate pure un bel po', Il 93% siamo. Ce ne mancano 10 di quelle che puoi trovare in giro randomiche. E una ce ne manca a Hogsmeade. E pure questo, quindi siamo vicini al 100%. La stanza delle necessità... potenzia il tuo equipaggiamento 15 volte, vabbè, lo puoi fare pure randomicamente a cazzo di cane. 20 animali e poi quest'altro. Insomma, diciamo che sono un po'... fai nascere 10 animali diversi. Vedete, questo per completare le cose al 100%, cioè sono cose obiettivamente, per quanto mi riguarda, noiose. Cioè, animali, cazzi e mazzi, insomma, pure qua. Sia quelle dei combattimenti che quelle della stanza delle necessità, diciamo che lasciano il tempo che trovano, quindi non ci tengo particolarmente a farle. Per i talenti abbiamo livellato, quindi vado a sbloccare questo qua di Avada Kedavra e poi se riusciamo faccio anche l'altro. Però sì, credo che sia 35, 36, 37, 38, 41, 44, 45,
52 più o meno di livello. No, come cazzo ci arrivi a livello 52? Certo, se spippoli proprio, ma fino alla nausea. Non lo so. Vabbè, signori, comunque, fatemi sapere la vostra. Spero che siate sportiveggianti e abbiate apprezzato, Ribello, appunto, questa spippolata di Hogwarts Legacy, che proseguirà nel prossimo episodio. Ci vediamo alla prossima, ragazzi. Un saluto a tutti da Quel Tale Ale.